Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di una cosa meravigliosa che per me è il Rottweiler. Sali e parliamone. Lei è Zoe. Come potete vedere è un Rottweiler di taglia bella grossa. È la mia sventolona, la mia migliore amica. Noi passiamo tutto il giorno assieme giocando. Loro hanno un rapporto con il padrone che è bellissimo. Hanno bisogno di avere tante coccole, tanto contatto. Contatto questo. E soprattutto non vanno messi isolati, mai fuori, mai alla catena. Vi prego, la cosa più barbara del mondo, mai nei box, perché diventano veramente pazzi. Immaginate voi come state adesso, in tempo di quarantena, non è passato neanche un mese, siete chiusi dentro, state impazzendo. Avete idea di che vita fate passare a loro quando li chiudete? Quindi mi raccomando, loro hanno bisogno di un rapporto con le persone, siate responsabili. Se prendete un cane non lo abbandonate, non lo chiudete fuori, soprattutto un cane simile che ha un'empatia e un rapporto col padrone molto stretto. Il Rottweiler non è un cane da guardia, è stato allevato come cane da guardia, ma è un cane essenzialmente da lavoro. Questo significa che, essendo molto intelligente, ha bisogno di stare impegnato quotidianamente. Vero Zoe? E fai vedere un po'. Vieni qui, perché ti nascondi? Sali, sali, via, sali. Ecco, questo significa che è un cane impegnativo. Brava. Ecco, noi passiamo praticamente così tutte quante le nostre giornate. Ogni tanto mi fanno anche un po' arrabbiare, però dai, facciamo pace dopo un secondo, altrimenti mi viene a dare il bacio e quindi passa tutto. Mi raccomando, in questo periodo soprattutto non abbandonateli, perché loro non trasmettono il coronavirus. Nessun animale trasmette il coronavirus, anche se ci sono informazioni assurde. Ecco, adesso volete che facciamo queste figure in diretta. Noi adesso abbiamo finito il video, passeremo ad un prossimo video. Andiamo. Vabbè, funziona così con loro. Ciao.